avevo già accennato che la mia profumeria faceva il 35% di sconto su tanti prodotti e quindi ho fatto un po' di scorta. Però in questo video voglio farvi vedere tutti gli struccanti che possiedo, come li uso e l'effetto che riscontro in questi struccanti che ho. Allora, partiamo da quello che sto quasi per finire, che è il burro struccante ai frutti rossi di Bioficina Toscana. È un burro, vedetelo quasi, comunque, insomma, qualcosa ci faccio ancora, però è praticamente finito. Una profumazione buonissima ed è un prodotto per me fantastico perché va massaggiato su pelle asciutta, poi si inumidiscono un po' le mani, si massaggia, diventa un latte e poi si asporta con la sponge. Veramente è uno struccante molto ma molto efficace, però comunque io dopo faccio seguire con un detergente che faccia schiuma. E adesso per il momento, che anche questo lo sto per terminare, vedete com'è schiacciato, faccio seguire con questa crema detergente da massaggio all'olio di argan di Erbolario, che comunque anche questa è una crema struccante e strucca perfettamente anche questa data sul viso asciutto, poi un pochettino inumidito e asportato sempre tutto con una sponge, con un guanto in spugna, qualcosa che aiuti all'asportazione del trucco e del prodotto. Tutti e due i prodotti lasciano la pelle veramente morbida, mi ci trovo benissimo, ma alla fine sempre del mio struccaggio passo l'acqua micellare per fare la cosiddetta prova del 9. Se il batuffolo di cotone, il dischetto di cotone è pulito, vuol dire che i prodotti hanno funzionato bene. Dopodiché mi lavo la faccia con acqua, cioè devo levare via anche l'acqua micellare per sentirmi veramente pulita. Ad ogni modo, sono prodotti che funzionano benissimo in combo e o da soli. Poi, altri prodotti che ho provato e che mi sono acquistata e che mi sono piaciuti davvero tanto. Allora, Crème Douche Démaquillante Anti-Pollution, quindi come si dice, anti-inquinamento di Clarins. Questo è un Extra Comfort. Guardate qua, è un tubone di crema detergente da 200 ml, eccolo qua. Allora, questa qui è una crema, non ne va tanta, eh? È una crema che va massaggiata anche questa sul viso asciutto. Qui dice di massaggiare, staccare le mani, poi rimassaggiare, staccare le mani 7 volte, vabbè. Io non so se lo faccio giusto di 7 volte, comunque praticamente dopo un po' questa cremina si asciuga un pochettino e diventa tipo un po' collosa. Anche qui io prendo poi la mia sponge inumidita, asporto tutto ed è veramente un detergente meraviglioso, asporta veramente trucco, impurità. Veramente pulisce veramente a fondo la pelle e la lascia veramente morbida, non brucia negli occhi. Buonissimo. Io poi dopo comunque faccio seguire sempre lui, perché io associo sempre un detergente schiumogeno dopo una crema o un olio struccante, quindi lavo il viso con questa. Passo la mia acqua micellare, l'acqua micellare toglie gli altri residui, comunque se il batuffolo è pulito, ok, e lei funziona molto ma molto bene. Questa ve l'avevo già fatta vedere ed è la Perfectly Clean Multi-Azione, una crema detergente e maschera idratante di Estée Lauder. Questa è una
come detergenza è fantastica perché diventa un olio sulla pelle, anche questa asportata con la sponge. Funzionano veramente molto bene, non brucia gli occhi, la profumazione è buonissima, la pelle è morbidissima e strucca bene perché comunque sono basi oleose, cremose. Viene via bene il trucco, l'inquinamento, il poro si pulisce bene con questi prodotti. Ma il prodotto di cui mi sono innamorata e che ne basta veramente poco e basterebbe solo lui senza ricorrere a un detergente schiumogeno, all'acqua micellare. Comunque io questo test lo faccio sempre con tutti gli struccanti che uso perché voglio essere sicura di avere la pelle pulita, molto pulita, per prepararla ai trattamenti successivi e comunque è giusto, se amiamo la nostra pelle e vogliamo prendercene cura, avere un'accurata pulizia della pelle, perché è proprio da una pelle pulita che il trucco, il cosmetico risulta e fa risaltare la luminosità e la bellezza della nostra pelle. Questo è l'Advanced Night Micro Cleansing Balm. Io ne ho sentito tanto parlare qui sul tubo perché tante youtuber l'hanno ricevuto gratis da provare tramite Octoly. Io me lo sono comprato perché Octoly, io ho fatto domanda, ma mi ha detto ciccia bella. E vabbè, non importa, me lo sono comprato, l'ho acquistato col 35% di sconto. Io me ne sono innamorata. Quando l'ho visto, ho detto alla commessa: mamma mia, che piccolo! Sì, ce n'è 70 ml, ad esempio quello di Bioficina Toscana è 150. Ragazze, ragazzi, ne basta un'unghia di questo burro. Questo è un burro, un olio burro, è una meraviglia. Ma ne va, guardate, io l'ho usato tre volte, non so se si vede. Cioè, un'unghia. A parte che profuma di rosmarino, è buono anche il profumo, non è un prodotto biologico, non è un prodotto naturale, però ha una profumazione di rosmarino buonissima. E poi ne basta poco, poca così, vi unge bene il viso, ma molto bene, lo massaggiate, lo asportate con la sponge. Ho fatto direttamente dopo, senza andare con un detergente schiumogeno, l'acqua micellare e il dischetto era pulito. Poi mi sono sciacquata col viso. Io vi chiedo scusa per i rumori che sentite. Ma è stato affittato l'appartamento sopra il mio e giustamente si stanno mettendo un po' i mobili a posto. Si sta mettendo perché è venuto un uomo e solo qui sopra. E capita che oggi mette a posto i mobili. Comunque, questo è un ottimo, ottimo prodotto. Io l'ho comprato col 35% di sconto. Non so se lo ricomprerò in futuro. Io ora voglio finirmi le cose aperte, giustamente, però ho voluto farvi un video provando tutte queste cose anche per indirizzare voi magari a prodotti più efficaci, meno efficaci, ma questi sono tutti prodotti che a me danno una grandissima soddisfazione nella detersione e nello struccaggio. Quindi a partire dal più economico. Forse questi due più o meno hanno lo stesso prezzo, adesso non ricordo, comunque sono ottimi. Andare a un prodotto piuttosto costoso. Comunque, appena finirò quelli già aperti, utilizzerò lui. Utilizzerò lui e farò seguire da una crema che fa schiuma, che è uno struccante anche lei e fa parte di Estée Lauder Re-Nutriv, che anche questa l'ho vista recensita, è la crema detergente idratante. Infatti è fatta a tubo, così ne basta veramente poca. Io non l'ho ancora provata, ma so che sarà un prodotto eccezionale.
sia che io lo usi come struccante, sia che io lo usi come detergente la mattina. E del resto sapete che questa qui a me piace usarla come maschera detergente la mattina quando ho tempo. E la tengo su mezz'oretta, poi sciacquo il viso. Quindi poi userò in combo questi due prodotti di Estée Lauder, giusto ad avere la stessa marca per la pulizia del viso. Per quanto riguarda gli occhi, io li faccio sempre a parte e diciamo che strucco gli occhi prima di struccare tutto il resto, ma d'ora in poi vedrete da me per parecchio tempo questo struccante occhi perché è il miglior struccante occhi che io ho mai provato ed è il Take the Day Off di Clinique. Mi piace tantissimo perché mi piace perché ne basta pochissimo sui dischetti e toglie il trucco in un nanosecondo, non brucia gli occhi, non li secca, non li appana. È veramente un ottimo, ottimo prodotto. Io questo l'avevo preso su Neos 1911, poi ho visto che la mia profumeria, che fa tutti questi sconti, si è messa a tenere il Take the Day Off perché per tanti anni non ha tenuto questo prodotto. E quindi ne ho già preso uno di scorta, anche perché l'ho pagato il 35% in meno del costo. Ebbene, questi sono stati i miei detergenti, sono i miei detergenti viso, i miei struccanti viso migliori e gli struccanti che sto usando in questo periodo. Io vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona giornata.